La notte eterna del coniglio di Giacomo Gardumi. Quei miserabili batuffoli di piume che riuscivano a giungere a terra ancora vivi, semiassiderati e ormai facili prede dei gatti randagi che vagavano affamati e inferociti in quell'inaspettato inverno, recavano con sé un messaggio antico e troppo spesso dimenticato, che qualche volta si riesce a scampare a un incubo solo per precipitare in un altro, 100, 1000 volte peggiore. Attenzione a tutti i cittadini. Situazione di emergenza assoluta. Ripetiamo, emergenza assoluta. È in corso un attacco nucleare contro il territorio degli Stati Uniti d'America. Invitiamo tutti i cittadini a rifugiarsi. Jay! Presto! Andiamo di sotto! Presto! Mi tuffai attraverso l'apertura, ritrovandomi per terra sulle piastrelle verdi del pavimento. Un istante dopo mio padre irruppe nel rifugio con un grido strozzato e immediatamente chiuse la porta dietro le sue spalle, sigillandoci definitivamente dal mondo esterno. Poi... Amore, stai bene, vero? Sì, sì. Oh mio Dio, stai bene, siete salvi. Sì, sì, noi qui non abbiamo avuto nessun problema. Ho avuto tanta paura per te. Tesoro, sei sicura che vada tutto bene? Sì, sì. Amore, stai tranquilla, andrà tutto bene. Te lo garantisco. La verità è, anima mia, che sono io a sapere qualcosa che lui non sa e a non volergliela dire per non spaventarlo. Io so chi è lui, è l'angelo della morte, ecco cos'è, è venuto a prenderci per completare la sua opera perché non vuole che rimanga nessuno. Ma tu non ti preoccupare, tesoro, mi raccomando, guai se Mark sapesse che ti ho fatto agitare. Ora è meglio se chiudiamo, anima mia, buonanotte. La parte sinistra del cranio era ridotta ad un ammasso di ossa, cartilagini e materia cerebrale che stava colando lungo la fronte. Il viso era ricoperto di sangue, con gli occhi e la bocca serrati come durante un sonno profondissimo. Il corpo dell'essere era perfettamente immobile in quella posizione, ma la testa si muoveva ondeggiando lentamente da destra a sinistra, al ritmo di quello che sembrava una cantilena infantile senza parole. Na, na, na. Di colpo anche quel movimento si bloccò e dopo un istante di immobilità assoluta il coniglio cominciò a rovesciare la testa all'indietro mentre dalla sua gola si liberava un suono osceno. La notte eterna del coniglio di Giacomo Gardumi.